Ciao ragazzi ed eccoci qui ritornati su Nintendo Switch Sports, pronti per fare altri giochi. Perché dico altri giochi? Perché nel video precedente potete vedere i primi due giochi che ho fatto, cioè calcio e badminton, quindi qua sotto in descrizione oppure qua in alto a destra c'è la scheda e il link per poter andarvi a vedere quel video. Quindi ragazzi recuperatelo perché è molto molto divertente. Io non pensavo che questo gioco era così divertente, d'altronde ragazzi deriva da Nintendo Wii Sports, quindi tanta roba. Ma comunque oggi ritorniamo a sfidare il mondo e faremo gli altri tre giochi. Dico tre giochi perché praticamente c'è un gioco che non posso fare perché non ho abbastanza controller, non ho abbastanza Joy-Con. E quello penso che sarà proprio Chambara, cioè questo qui. Questo qua. Questo non lo posso assolutamente fare. Oggi faremo comunque pallavolo, bowling e tennis. Quindi ragazzi andiamo subito a vedere un po' un allenamento di come funziona pallavolo. Andiamo subito. Io vorrei un attimino capire se posso giocare a pallavolo da seduto o altrimenti mi alzo, perché sicuramente a bowling non potrei giocare da seduto. Però allora, come si gioca a pallavolo? Vediamo un po'. Ricevi, alza, schiaccia. Ok, metti Joy-Con in posizione. Ma si può giocare con un solo Joy-Con o con due Joy-Con? Penso con un solo Joy-Con. Penso di sì. Vediamo un po'. Quindi così. Ok, con solo Joy-Con, tipo così. Ok, troppo anticipo. Ottimo, va benissimo. Questo lo potrei pure togliere. Infatti, lo tolgo subito. E muovilo verso l'alto. Vediamo. Devo tipo alzare il pallone? Vediamo. Mi viene in automatico usare tutte e due le braccia, però va benissimo. In teoria, sì, dobbiamo utilizzare tutte e due le braccia, ma pure con una. Vediamo un po' se funziona alzando un braccio. Eh sì. Vabbè, ci sta. Ma il gioco è in alto per saltare. In che senso? Ah, ok. Tipo così mi alzo. Ma così non facevo pure il bugger. Ok, un po' in ritardo. Così faceva il bugger, tipo così. Le mosse sono tipo simili. Un po' in ritardo, ma come un po' in ritardo? Rimane un po' sospeso, devo dire. La forza di gravità proprio qua non esiste, secondo me, eh. Perché rimane fermo sospeso. Ma. Tipo così. Ok. Vediamo, prossimo step. Oh, il muro. Il muro, vediamo un po'. Come devo fare? Tipo così. Ah, che figo. No. Fermi tutti, non ho fatto niente. Vediamo. Così, va benissimo. Allora, seleziona sport e andiamo direttamente online. Vai, vediamo cosa faremo. Di sicuro un disastro, però ci proviamo. Pallavolo e via. Cerchiamo i nostri fantastici giocatori. Vediamo un po' che succede. Io ho un po' paura. Però, vediamo un po'. Finalmente. Ma come? Impaziente un po' così. Ma come fanno a personalizzare questi titoli? Abbiamo visto un'altra volta, ma non c'erano questi titoli tanto personalizzati. Boh. Forse sbloccandoli con dei regali? Ma. Non stare troppo vicino, il televisore non ci interessa e andiamo avanti. Allora, sto con Sakura. Eccola, via. Perfetto, inizio a battere io. Come si batte così? Ok. Boom. Ma.
Ma dai, molto in anticipo. Boom! Dentro! In riga! In riga! In riga! Non ci credo nemmeno io. Oh, più o meno in riga, eh. Più o meno. Sta un po' più fuori che dentro, però va benissimo. Vai! Mi piace. Mi piace. Come calcio, ragazzi, mi piace. Vai, boom! Ottimo. Ci alziamo e schiacciamo! E dentro! È il secondo! È il secondo! Mamma mia, il secondo tiro! Fantastico! Va dentro! Allora, vai, serviamo e via! Siamo pronti per ricevere! Vai! Un bel bugger! Un po' in anticipo, purtroppo! Schiaccio sempre io! Cosa ho fatto io? Ho fatto tipo così! Fermi tutti, meno male che non mi ha classificato il doppio tiro, il doppio colpo, però sempre, è sempre gol, è sempre, come si può dire, è sempre un punto fulcro, buono. Ok, c'è pure il tempo, quindi sbrighiamoci. Magher. Ok, molto in anticipo. Ma schiaccio sempre io? Vabbè, schiacciamo signori, 4-0. Stiamo leggermente, ma dico leggermente, asfaltando. Eh sì. Allora, vai, saltiamo. Match point. Vai, boom. Ci siamo. Vai, riceviamo. Allora, saltiamo, boom. È dentro, e finisce così la partita. Ma non c'è partita, non c'è partita, ragazzi. Come un pochettino su calcio, dai. Come a badminton nel video precedente. Ma dai, non hanno fatto niente questi poracci. Vabbè, mi dispiace, raga, perché è stato un game troppo, ma troppo easy. E vabbè, che vedo lì? Ci capitano queste lobby un po' così. E vabbè. Allora, andiamo avanti. Ora puoi scegliere fino a 3 sport. Ah, ok. Se scegli più sport troverai l'avversario più rapidamente. Vabbè. Ormai, vabbè. Non ci interessa. Facciamo tennis. Dai, tennis pure questo è un gioco incredibile. Quindi iniziamo e via. Oh, abbiamo trovato il nostro avversario. Destra. E ci siamo. Cominciamo! Vai. Vediamo un po'. In teoria dovremmo avere un computer al nostro fianco o siamo sempre noi? Ah no, siamo penso sempre noi? O abbiamo un computer? Ah no, siamo sempre noi. Quindi sia avanti che dietro sono sempre io. Allora, ottieni 7 punti per vincere. Ma dai raga, è easy. Boom. 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 Dai, ma non direziona. Ah, ma forse con questo. Forse con il pad, non lo so. Perché prima non ha direzionato col sensore. Penso con il pad, ragazzi, si direziona. O sbaglio. Vediamo un po'. Ah, no. Col sensore. Niente, raga, ma 2-0 così, ma perché incontriamo gente che non sa giocare? Ma perché? Forse al bowling abbiamo dei player che ci pistano, decisamente. Eppure al Wii Sport io mi ricordavo che al bowling ero forte. Però non so come funziona con i Joy-Con. Allora, 3-0. Che vedo lì, ragazzi? Un game un po' così abbiamo trovato. Troppo facili sti game. Non è che sono sotto sotto dei computer. Non lo so. Il dubbio. Giochiamocela. Chi è? Dove va il mio personaggio? Un po' indeciso. Ops. Belliscio. Non ci sono tipo mosse speciali incredibili. Te, becca questa. 4-0. Mi dispiace, ma asfaltiamo pure Abby.
Abbi. Facciamo così. Dai, poraccio, non riesce a fare nemmeno un tiro completo. Non lo so, raga. Vero di? Che è? Ma dai. Lì potevo schiacciare, ma chi se ne frega. La voglio fare un attimino giocare, perché mi dispiace. Ah, ma perché non utilizza il personaggio avanti? Ma perché? Ma lo sa che c'ha pure quello davanti? Non lo so. E niente, abbiamo vinto. Che ve lo dire, ragazzi, niente. Lobby facili, oggi abbiamo trovato lobby facili. Ah no, mancano altri due punti, mi ero confuso. Scusate. No, fuori! Gli abbiamo regalato un punto, vabbè. Ci sta, ci sta. Vai, su. Lei ride. Dovrei ridere io, però in teoria è contenta così. L'importante è che ha fatto un punto. Vabbè. Allora. Dai, ma dei bei tiri, belli potenti. Su. Alziamo. Eccolo. No, che liscio, enorme. No. Ok. Vai. Te. Piaciuto? 6 a 1. In dubbio. Mandiamo un applauso. È un po' delusa lei. Vabbè. Match point. Ultimo punto. E battiamo. Comunque battiamo sempre noi all'inizio. Non so il perché. Ma va benissimo così. Ah, ma non utilizza il personaggio davanti. Ma perché? C'è un personaggio inutile là davanti. Che vi devo dire, raga? È inutile, utilizza solo quello dietro. Ma dai. Secondo me questo è un bot. Non lo so, ragazzi. Mi convinco sempre di più che lei è un bot. E vabbè, che vi devo dire? Abbiamo vinto questo game. L'importante è questo. E andiamo avanti. Ok, bonus vittoria. 40 punti, belli belli. Ci teniamo per noi. Adesso, ragazzi, è arrivato il momento di provare bowling. Però non lo proverò da seduto, ovviamente no. Perché altrimenti che cos'è questo bowling da seduto? Non funziona, no? Ovviamente andiamo in piedi. Quindi, let's go. Ok, ragazzi, ci siamo, bowling. E let's go, via, iniziamo, via. Cerchiamo un po' di giocatori e vediamo cosa succede. Ma io sono veramente curioso. Oh, guarda quanti. E la Peppa, ma quanti sono? Ma quanti so, raga? Ma quanti so? 6. Sono 16 giocatori. Ma io proprio non me l'aspettavo. Allora, destra e ok. E siamo pronti. Vai. Siamo pronti, vai con la manina destra. Su. Ovviamente, ragazzi, Joy-Con attaccato. Non vorrei fare i danni perché... Grazie al bullying del Wii Sport io ho spaccato una vetrata. Quindi ragazzi, attenzione. Oh, pista standard. Bullying e eliminazione? Ma che cos'è sta modalità? Allora, siamo pronti. Non dubbio. Fai, un occhiolino. Ok, primi 8 su. Oddio, fighissimo. Allora, come funziona qua? Fatemi un attimino vedere. Ok. Proviamo così. No, perché no? Dai, raga. Porca puttana. No, perché? Ah, lo devo tenere premuto. Il primo tiro. Direi che abbiamo fatto 7 birilli. Poteva andare meglio. Sinceramente, sì. Però va benissimo. Allora, occhio al tempo. Sta cosa che... No, per un birillo. Potevo fare spare. Dai. Sta cosa che devo tenere premuto ZR non la trovo giusta. Perché prima, ragazzi... Si poteva... Rilasciare il pulsante dietro, no?
per rendere una cosa più realistica. Invece qui lo devi proprio tenere premuto. Ok, vai. Ma sempre gira, 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 gira sta palla, gira. Io sto col polso più o meno dritto, ma gira. 7 birilli. Che devo dire, raga? Che devo dire? Usiamo il tiragiro? Il tiragiro? Ci sta? Ma sì, vai. Proviamo così. Sicuramente la palla andrà fuori. No, aspettate, mi confondo troppo con Wii Sport. Scusate. Così. No, era perfetto. Era perfetto, ha preso solo un birillo. Dai, ma che è questa sfiga enorme. Finito? Come finito? Ok, no, terzo turno. Allora, è un bowling a eliminazione. Noi però faccio una cosa tipo carina, carina. Ok. Proviamo a far tipo così. Vai. Perfetto. Due, come due? Dai, mi vuole male il gioco. Era perfetto quel tiro. Era perfetto. In teoria dovrei fare spare. Allora, ah, ma so primo. So secondo, buono. Allora. Ah, rilascio, scusate. Facciamo così. Vai. Un birillo. Mi pare normale? A me non mi pare normale. Non sono riuscito a fare spare, ma almeno siamo arrivati ai secondi. Secondo. Perfetto. È finito così il gioco? Penso di no, perché è eliminazione. Secondo round. Ok, secondo round. I primi 5 su 8. Ah, interessante. Ah, vedete com'è figo, semifinale poi finale. Che figata. Devo dirvi la verità, è una figata. Così, bowling in questo modo. Oh, devo fare strike. Devo fare strike. Quindi. Bello. Strike, l'ho chiamato finalmente. Doppi punti. In teoria doppi punti, ho fatto strike. Adesso doppi punti abbiamo in questo turno. Su. Siamo pronti, abbiamo fatto strike. E siamo pure primi con 36 punti. Bello. Su. Allora, abbiamo doppi punti. Non dobbiamo fare cazzate. Mettiamola un po' come prima. Vai. Pronto? Vai. Ah, che brutto tiro. Ah, l'ho presi 8. Vabbè. Va benissimo. Ora. No. Che cos'è questo? Ruota. Ah, ok, così si ruota. Scusate. Non lo sapevo. Va benissimo. Lo mettiamo tipo così. Ecco. Vediamo, Palla precisa, spare. Benissimo, raga. Abbiamo il sesto turno. Sesto tiro. E finisce il secondo round. Allora, sempre così. Pronto? Vai. Ora, via. Ah, per un birillo. Mi fa sentire male sta cosa. Ma no, che colpa al cuore. Che colpa al cuore, raga, per un birillo. Che brutta cosa. Devo dirvi la verità. Palla così? La rischiamo un po'? No, vabbè. Lasciamola tipo un po' così. Ma sì, via. Preso. Il birillo l'abbiamo preso. Per fortuna. E via. Finisce qui il nostro round. Vediamo un po' i risultati. Sono io il primo. Ma wow, fantastico. Tengo la testa io pensavo che arrivavo tipo terzo, quarto.
Con 16 giocatori, ragazzi, è tanta roba. Eccoci, semifinale. Semifinale, eccoci, siamo pronti. Altri 3 tiri, vai. Allora, sempre così? Ma sempre così, sì. Vai. Bello? Ah, perché per uno? Perché per uno? Dai, ma è una sfiga enorme. È una sfiga questa. Allora, in teoria dovrebbe essere una cavolata. Facciamo così. Guarda se non lo pio. Mamma mia, lo stavo sfiorando. Meno male abbiamo fatto spero. Ok, ci sta. Vai. Ok, abbiamo finito. Ottavo tiro. Vai. Pronto? Via. Facciamo così. No. Vai. No, per due. Per due. Dai. Non mi puoi deludere così. Palla mia. Allora, facciamo così? Facciamo così. Dai, precisa. Spare. Il nostro amato spare. Ce lo teniamo per noi. Vai. Ebbene, ebbene, ebbene. Nono tiro. Vai. Eh no, non lo devo rilasciare perché c'ho questo vizio. Vai. Vai. Bello preciso. In teoria 8 birilli. Mi sa che non faccio proprio più strike. L'avevo chiamato prima, ma non lo faccio più. E vabbè. Vai. Ah, non volevi cadere, ma sei caduto. Sei caduto. Abbiamo fatto un altro spare. Vabbè, andiamo avanti. Maciniamo punti. Importante è questo. Semifinali. Risultati. 130 punti. Ma ormai non mi possono più recuperare. Ormai questi non mi possono più recuperare. E vabbè. Andiamo alla finale. Siamo rimasti in 3. Intanto in teoria ho vinto. Finale, finale, sì, mi piace la finale. In teoria dovrebbero essere 3 tiri. Se riesco a fare lo spear o lo strike iniziale. No, vediamo un po'. Pronto? Bisogna un attimino respirare. Facciamo così. 1, 2, 3. Vai. Bello. Un birillo! No! Dai, era preciso sto tiro. Era preciso. Dai. Ma santa pazienza, veramente. Vai. Beh, preciso, spero. Abbiamo un altro tiro. Perfetto. Devo chiamarlo. Strike, 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 strike. L'ho chiamato, eh. Vediamo che succede. Vediamo che succede. Vai, siamo pronti. Vai, eh. Vai. Per uno. Per uno. Ci abbiamo provato, dai. Ci abbiamo provato, che peccato. Poteva essere un altro strike. Ma niente, non ha funzionato questa volta. E vabbè. Risultato finale, vediamo un po'. 158 punti. Loro ormai 54 punti. Vabbè, buonissimo. Buonissimo. Fatemi sapere il vostro risultato finale sul bowling. Perché ci possiamo sfidare. Io ho fatto 158 punti. Senza allenamento, senza nulla. Quindi, raga, buonissimo. Pure il record, ti è. Che ci vuole più? Ma, ci sta. Ci sta. Devo dire, ragazzi, che ci sta. Scopriamo adesso il prossimo regalo. Che possiamo sbloccare. E la Peppa. 100 punti, 101 punti, ma fantastico, veramente, spettacolare. Allora, sblocchiamo una cosa molto molto carina qua. Vediamo un po'.
No, gli orecchini, vabbè. Orecchini a cerchio. Va benissimo. E ragazzi, direi di concludere questo video su Nintendo Switch Sport con questo grande e bello risultato. Così. Ebbene ragazzi, questo video su Nintendo Switch Sport con questi tre sport che abbiamo giocato oggi, io mi sono divertito come al solito. Può prima sì, spero vi sia piaciuto. Lasciate like se è per questo, chi non è iscritto iscrivetevi subito mi raccomando. I social li trovate qua sotto in descrizione oppure c'è una bella scheda qua da queste parti. Vi ringrazio per aver seguito tutto questo video, fatemi sapere se anche voi avete acquistato questo gioco o avete intenzione di acquistarlo. Io vi saluto e ciao!